Ti ringraziamo, Signore, per questo dono della Tua parola. Ed è fissando lo sguardo verso Gesù che ancora una volta, fratelli cari, riceviamo dal Signore l'invito ad amare come Gesù. Questo è il comandamento, con i fatti, non a parole, come Gesù. Quando Gesù ha detto ai suoi discepoli: vi do un comandamento nuovo, ha usato un termine nuovo che non indica un comandamento che si aggiunge a quelli vecchi, a quelli antichi, ma un comandamento nuovo è qualcosa che innova tutto. Il comandamento antico diceva: amerai il Signore con tutto il tuo cuore, con tutta la mente, con tutte le forze, con tutto te stesso, e amerai il prossimo tuo come te stesso. Signore, tante volte non abbiamo amato te e non ci siamo amati neanche noi. Tu invece, o Gesù, ci hai detto: io vi do un comandamento nuovo. Amatevi gli uni gli altri come io, come Gesù, come io ho amato voi. E Gesù ci ha amati fino alle estreme conseguenze, fino alla fine. Gesù ci ha dimostrato fino all'ultimo respiro, fino all'ultima goccia del suo sangue, fino all'ultimo istante, quanto ci ha amati. Si è donato. Abbiamo contemplato poco fa i misteri del Santo Rosario, i misteri dolorosi, l'agonia di Gesù nel Getsemani, e Gesù con quell'amore immenso, intenso, ha iniziato a sudare, un amore che lo ha affaticato. E lì ci ha amati con quella forza con cui solo lui poteva amarci. Ha pensato a ciascuno di noi presenti qui stasera. Venite con me, vegliate un'ora con me, pregate per non entrare in tentazione. Noi siamo quelli che siamo stati con Gesù e che siamo con Gesù in quest'ora. Che privilegio! Siamo quelli che non ci addormentiamo, non ci lasciamo deprimere, non soccombiamo per la stanchezza, ma abbiamo la forza dell'amore di Gesù e stiamo con Lui. E se anche altri non sono stati con Gesù, chi si addormenta, chi si deprime, noi vogliamo essere l'angelo che ha consolato Gesù nel Getsemani. Vogliamo in questo momento
abbracciare Gesù, per essere abbracciati da Gesù. E quando Gesù viene arrestato, è presente lì il traditore e non usa parole ingiuriose neanche verso il discepolo che lo stava tradendo. Amico, per questo sei qui. E quando domanda chi cercate, Gesù il Nazareno, sono io. Se dunque volete me, lasciate che questi se ne vadano. Gesù libera i suoi discepoli. Alcuni lo seguiranno. Il discepolo fedele starà sempre con Gesù. Starà fino ai piedi della croce. Lo accompagnerà. Altri guarderanno da lontano, altri fuggiranno via. Ma Gesù li sta amando tutti. E anche sulla croce. Padre, perdonali, non sanno quello che fanno. Così Gesù ci sta amando. Pregando il Padre anche per chi, non comprendendo l'amore, riversava odio. L'amore di Gesù è la testimonianza dell'amore grande del Padre, così Dio ha tanto amato il mondo, da donare Gesù. E chiunque crede in Lui ha pienezza di vita. E allora quando Gesù ci dice amatevi come io ho amato voi, significa mantenere l'amore sempre. Chi dice che ama Gesù, chi dice che conosce Gesù, che ha fatto esperienza di Gesù, questo significa conoscere, ma non ama il fratello, è un bugiardo. La verità, la grazia, l'amore di Dio non abitano in lui. Stasera vogliamo chiedere al Signore di essere amorevoli verso tutti, anche verso i nemici. Gesù ce l'ha detto, siate amabili anche con i nemici. Il beato apostolo Paolo lo ripete, la vostra affabilità, la vostra amabilità sia nota a tutti. Noi dobbiamo essere amabili, sempre, come Gesù. Quando Gesù è stato schiaffeggiato dal servo del sommo sacerdote, dalla guardia della casta sacerdotale, Gesù ha detto, se ho sbagliato dimostrami dove ho sbagliato, ma se non ho fatto male, non ho detto male, perché mi percuoti? Gesù è stato amabile sempre. E questa amabilità deve essere verso tutti. Verso gli estranei anzitutto, ma soprattutto verso i fratelli. Con quella carità che è paziente, come ci dice il beato apostolo Paolo nella lettera ai Corinzi, al capitolo 13. La carità è paziente, è benigna la carità. E stasera vogliamo chiedere al Signore il dono della pazienza. Quanta pazienza, Gesù, tu hai avuto e hai con noi. Essere pazienti significa non essere tolleranti,
Essere pazienti significa rispettare l'altro anche quando non è come noi ce l'aspettavamo. Avere rispetto dell'altro, anche quando non si comporta come noi ci attendevamo, anche quando non ricambia l'amore che noi offriamo. Ecco la pazienza. Pazienza significa amare l'altro anche col difetto, anche con quella mancanza che noi non ci aspettavamo. Amare il marito, amare la moglie che non è più come quando eravamo fidanzati e ci ha mostrato un aspetto che noi non conoscevamo. Essere pazienti significa amare il figlio, la figlia, anche quando vogliono fare quello che non è bene per loro. E nonostante li esortiamo, nonostante cerchiamo di convincerli, rispettare il mistero della loro persona, il mistero della loro vocazione, come Dio ci rispetta, come Dio ci aspetta, come Dio che ci attende sempre. Grazie, Signore, per questa pazienza che usi verso di noi. E grazie, Signore, per la Tua benignità. È la stessa benignità che ci invita a usare con noi, a cercare il bene che c'è in noi, le cose buone, le qualità buone che ci sono, farle affiorare, amplificare questo potenziale, questo seme che Dio ha messo dentro di noi. E se tu hai fede, questo te lo dice il Signore, ce l'ha detto poco fa nel canto di animazione, quanto un seme, che non significa nella quantità quel quantum, se tu hai fede, quanta ne ha il seme? Un seme ha fede. Che cos'è la fede? La fede è fare quello che Dio mi ha detto di essere, quello che Dio mi ha detto di diventare. E quel seme sa che Dio gli ha detto: tu devi diventare un albero. E quel seme diventa albero perché Dio gliel'ha detto e ci crede. Il seme ci crede. Tu devi avere fede in ciò che Dio ti sta dicendo. Accendi il bene che è in te. Accendi il bene che è nell'altro. Benediscilo. Anche il tuo nemico. Benedite coloro che vi maledicono. Senza la tua forza, Gesù, però non possiamo. Tuo Signore, dici bene di noi al Padre, anche quando noi manifestiamo la nostra miseria. Ma tu non guardi al nostro peccato, ma guardi alla nostra dignità di figli. Ci ripulisci con la tua grazia,
ci fai diventare creature nuove. Ci rivesti di ogni benedizione. Ciammanti di dignità, regale, sacerdotale, profetica. E noi vogliamo dirti grazie, oh Signore, perché tu sei il nostro paraclito accanto al Padre. Sei colui che ci difende dalle accuse del maligno. Grazie, Signore, perché l'amore ci salverà, il vero amore, che non è la passione ardente, che non è il fuoco divorante della passione, ma l'amore, o Signore, è quella luce, quel calore, quel fuoco buono che ci fa essere buoni come tu, o Signore, che sei misericordia. Abbracciaci, o Signore, abbracciaci, Gesù, casomai ci fossimo allontanati dal tuo sentiero, dalla tua parola, dal tuo amore. Casomai, o Signore, avessimo rinnegato te e la nostra casa. E ti diciamo grazie, Gesù, perché come Padre amorevole ci indichi che Dio ci lascia liberi anche di andare via, perché possiamo ritornare solo se riusciamo tante volte anche ad andare lontano e a sperimentare le nostre fragilità, la nostra povertà. Ci hai sempre aspettato, Signore, e stasera ci ridoni il tuo abbraccio benedicente. Abbracciaci, oh Gesù, abbraccia ciascuno di noi. Accogli, oh Signore, le nostre vite e accogli, oh Signore, in questo momento tutti coloro che portiamo nel nostro cuore, coloro che abitano i nostri affetti, i nostri sentimenti. E benedicili, o Signore, con la tua misericordia e la tua bontà.